Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Dopo anni di divisioni, da metà marzo la Libia ha un governo di unità nazionale che ha come obiettivo principale portare il paese al voto a dicembre. Anche se sul terreno ci sono ancora molte difficoltà da superare, ma anche molte opportunità che si aprono per chi vuole tornare a esserci e a investire nel paese. Questa è Voci dalla Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato in collaborazione con l'ANSA. E oggi vogliamo concentrarci proprio sugli ultimi sviluppi dall'altra parte del Mediterraneo. Lo facciamo insieme all'ambasciatore Pasquale Ferrara, che il 14 gennaio è stato nominato inviato speciale per la Libia, un gesto da parte del nostro Ministero che testimonia l'interesse dell'Italia per il paese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, dicevamo del nuovo governo guidato da Abdulhamid Beiba. Una buona notizia per la Libia, ma anche per chi, come noi, come l'Italia, vuole ricostruire una relazione solida con il paese. E intanto inizierei col raccontare, con lo spiegare a chi ci ascolta qual è stato il processo che ha portato a questo risultato e che ruolo ha giocato l'Italia per riuscirci. Certamente. Comincerei col sottolineare il fatto che l'Italia ha sempre sostenuto che nella crisi libica non ci fosse nessuna possibilità di una soluzione militare e che la soluzione dovesse essere necessariamente politica. Ci siamo sempre impegnati e spesi in ambito internazionale per questo esito. Diciamo che poi la storia di questi ultimi mesi ci ha dato ragione, perché nel momento in cui le parti libiche hanno raggiunto un'intesa sul cessate il fuoco, quindi quando le armi hanno taciuto, è cominciato il tempo della politica. Il tempo della politica propiziato in particolare da un ruolo molto attivo delle Nazioni Unite, che hanno creato un foro di dialogo politico libico in cui erano rappresentate sia le istituzioni parlamentari sia alcuni esponenti della società civile libica, che ha disegnato una roadmap, cioè un percorso politico per i prossimi mesi, per la stabilizzazione del paese e soprattutto per dotare il paese di istituzioni legittimate democraticamente. Il ruolo che noi abbiamo giocato è stato, come dicevo prima, innanzitutto di sottolineare la dimensione politica della soluzione di questa crisi, ma poi anche dal punto di vista pratico abbiamo sostenuto le Nazioni Unite anche finanziariamente perché potesse essere tenuto il foro di dialogo libico a Tunisi, e anche nella successiva e decisiva, diciamo, sessione del foro politico a Ginevra abbiamo fornito un supporto logistico importante per consentire ai delegati libici di raggiungere la sede dove poi si è svolta la votazione, che ha investito della responsabilità di guidare questa fase transitoria il primo ministro Dabaiba e un consiglio presidenziale che dovrà condurre il paese alle elezioni previste per il 24 dicembre di quest'anno. Ecco, lei citava la roadmap che è stata tracciata per scandire il lavoro dei prossimi mesi di questo governo di unità. E che cosa rimane ancora in questo percorso? Cosa resta da fare per assicurare al nuovo governo di poter svolgere al meglio i propri compiti? Ci sono diverse dimensioni. Innanzitutto portare un paese che esce da una fase conflittuale a delle elezioni non è compito agevole, per cui ci sarà bisogno, come già avviene, dell'assistenza della comunità internazionale e dei principali partners. Le elezioni non sono il giorno delle elezioni, è un processo di preparazione delle elezioni, a cominciare dalla base legislativa e costituzionale per poter svolgere le elezioni in modo libero e inclusivo e soprattutto in una situazione di sicurezza. E oltre alle elezioni, il governo di unità nazionale ha il compito di riunificare appunto le istituzioni politiche, ma anche economiche, finanziarie e di sicurezza del paese. È un compito molto importante che è già iniziato e che dovrà portare a un consolidamento, diciamo, istituzionale, ma anche a un processo di riconciliazione nazionale. Quindi l'agenda è molto complessa.
Nel frattempo, ovviamente, un governo di unità nazionale ha un compito di governare alcune questioni che sono molto rilevanti per il popolo libico, per esempio la continuità nell'erogazione dell'elettricità, cose che noi diamo per scontate, ma che in una situazione, ripeto, post-conflittuale non sono ancora acquisite. Ecco, concentrandoci lei ha già parlato del voto di questo appuntamento di dicembre. Ad oggi ci sono le condizioni perché queste elezioni siano libere ed eque? Molto dipende dalla situazione di sicurezza. Ovviamente, come dicevo prima, bisogna assicurare che ci sia la possibilità di una manifestazione del voto non condizionata da tensioni e soprattutto che ci siano delle regole certe. Ora, in Libia è stato creato una commissione, l'alta commissione per le elezioni, e è al lavoro un comitato costituzionale congiunto formato da esponenti sia della Camera di Rappresentanti che dall'Alto Consiglio di Stato, e in più c'è l'assistenza di un comitato giuridico del foro del dialogo politico libico che fornisce diciamo una sorta di sostegno indiretto a questa fase complessa. Io credo che è possibile creare tutte le condizioni, è un processo che è in corso e che soprattutto vede un grande desiderio del popolo libico dopo 10 anni di tensioni, di conflitti, di mancanza di sicurezza. Vede il popolo libico desideroso di esprimere il proprio voto, di avere un governo pienamente legittimato, che poi dovrà affrontare un tema molto più rilevante, che è quello delle riforme strutturali, e pensiamo anche alla questione economica, pensiamo anche al reinserimento in generale della Libia nella comunità internazionale. A questo proposito, lei prima accennava al coinvolgimento degli Stati Uniti e una cosa che l'Italia auspica, che il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio anche ne ha parlato nel suo ultimo viaggio a Washington, insomma, e sembra che ci siano degli sviluppi in questo senso. Perché per l'Italia è importante un nuovo ruolo mediterraneo degli Stati Uniti? È importantissimo perché il Mediterraneo non è un'area regionale qualunque, diciamo, è un'area geografica e geopolitica di importanza globale, come dimostra, diciamo, l'interesse di attori internazionali, a parte gli Stati Uniti, ma pensiamo anche alla Russia e la stessa Cina, che ormai si affaccia sul Mediterraneo con una serie di interessi innanzitutto economici. Il segnale che stiamo ricevendo da Washington, e quindi soprattutto dalla nuova amministrazione Biden, è quello di una maggiore attenzione al processo politico e di stabilizzazione della Libia. In particolare gli Stati Uniti hanno in animo di nominare un inviato speciale per la Libia, che diciamo, rappresenta plasticamente, diciamo, questa nuova volontà di reimpegnarsi in un modo fattivo e propositivo per la stabilizzazione del paese. Quindi negli Stati Uniti noi troviamo sicuramente un partner importante che ci riconosce anche per ragioni storiche, per ragioni politiche, per ragioni di prossimità anche geografica, un ruolo primario in questa fase molto delicata della transizione politico-istituzionale in Libia. Ecco, questa transizione, questa ricerca della stabilità ci interessa come paese, anche perché l'Italia, lo dicevamo all'inizio, sta cercando in questo momento di ritrovare quella relazione privilegiata che aveva in passato. Ci sono state di recente 3 diverse missioni del ministro degli esteri Di Maio, una è stata con il presidente del Consiglio Draghi, un'altra con i ministri degli esteri di Francia e Germania. Quali sono le prospettive per l'Italia nel paese e le opportunità anche? Innanzitutto vorrei segnalare che la visita del Presidente del Consiglio Draghi è stata la prima che egli ha deciso di compiere
dal momento in cui ha avuto la responsabilità di guidare il governo, quindi direi che è un segnale molto forte della priorità che la Libia assume per la nostra politica estera. In secondo luogo vorrei anche sottolineare l'importanza della missione congiunta, tripartita, dei ministri degli esteri italiano, francese e tedesco a Tripoli, quasi a dimostrare una ritrovata unità di intenti dei tre principali paesi europei sul dossier libico. E poi ovviamente noi abbiamo un contesto di cooperazione che è data dal 2008 con il trattato di amicizia e di partenariato, che già disegna una grande prospettiva di sviluppo delle relazioni bilaterali. Noi abbiamo identificato in particolare tre ambiti: innanzitutto l'ambito economico, e quindi le possibilità che ci sono per le imprese italiane per la ricostruzione, la realizzazione di alcune importanti opere infrastrutturali come l'autostrada costiera, che è stata ripresa come progetto operativo. E c'è un ambito istituzionale, cioè la riattivazione del consolato generale a Bengasi, per esempio, e l'istituzione di un consolato onorario a Seba, nel Fezzan, il rilancio della commissione economica italo-libica per affrontare insieme tutte le questioni. E poi c'è un ambito anche direi sociale più in generale. È significativo che durante la missione del Presidente del Consiglio sia stato firmato un accordo per la cooperazione in materia sanitaria tra l'Istituto Superiore di Sanità e la controparte libica, per aiutare anche i libici a una migliore gestione del loro sistema sanitario nazionale, per affrontare le sfide comuni che dobbiamo fronteggiare. Pensiamo solamente alla pandemia, ma anche più in generale agli ospedali pediatrici, per esempio, e al fatto che alcune zone del paese sono sprovviste di istituzioni sanitarie. Quindi è un dossier molto articolato. E noi ovviamente di tutto questo discutiamo quotidianamente con le autorità libiche e abbiamo già cominciato ad operare in una direzione di rendere operativi di rendere operativi i progetti che abbiamo messo sul tavolo, e credo che questo sia anche un contributo alla stabilizzazione e al consolidamento politico-istituzionale del paese. Bene, ci avviamo verso la fine di questa puntata sulla Libia. Per concludere, io le faccio un'ultima domanda. Noi giornalisti, ma anche voi diplomatici, negli ultimi anni abbiamo parlato di Libia quasi sempre soltanto in termini di sicurezza, di crisi dei migranti, di questioni legate all'energia, al petrolio. Possiamo immaginare, alla luce di questi sviluppi di cui abbiamo parlato, un paese normale, una Libia diversa, che guarda al futuro? Io credo che questo sia il desiderio della stragrande maggioranza del popolo libico, e soprattutto l'idea che la Libia possa essere grande laboratorio per le nuove frontiere della collaborazione bilaterale. Pensiamo per esempio alla transizione energetica. Quindi noi, l'energia è sicuramente importante, ma le energie rinnovabili, per esempio, sono un tema importante. Noi abbiamo già proposto un memorandum d'intesa ai nostri amici libici per proseguire insieme su questo cammino della transizione energetica, così importante in un'area molto fragile sotto il profilo ambientale come il Mediterraneo. Pensiamo al tema della società digitale, pensiamo al tema delle telecomunicazioni. E più in generale direi, pensiamo anche al tema della sicurezza umana, quindi non solamente la sicurezza in termini di incolumità e di difesa da fenomeni deleteri come può essere per esempio il terrorismo, ma dare una speranza di futuro, una prospettiva di futuro ad esempio ai giovani libici. E quindi una delle idee che stiamo portando avanti è aumentare il contingente delle borse di studio riservate per i giovani libici, perché possono formarsi
e aprire più in generale alla collaborazione nell'ambito della ricerca e delle università. Quindi questo significa avere un'idea di futuro per la Libia. Credo che sia una direzione nella quale dobbiamo incamminarci e insistere affinché ci possano essere dei risultati concreti nel medio periodo. La ringrazio, ambasciatore Ferrara, per averci dato questo spaccato sulla situazione del paese. Le auguro un buon lavoro come nel suo ruolo di inviato speciale per la Libia e magari ci risentiremo in una prossima puntata per aggiornarci sulla situazione nel paese. Io saluto i nostri ascoltatori e vi do appuntamento alle prossime puntate ogni mercoledì sulle principali piattaforme di podcasting e vi auguro una buona giornata.